Elezioni amministrative Bologna 2021, ci sta avvicinando la data del 3 e del 4 ottobre, continua un po' il nostro percorso per conoscere i candidati anche nel Consiglio Comunale, perché tutti sono concentrati sui candidati sindaci, ma ovviamente ci sono i consiglieri nel Consiglio Comunale, che è qui proprio tra l'altro alle nostre spalle. Sergio Celloni, allora intanto una storia politica la sua? La mia è una storia dettata da una passione che si può avere per la politica, proprio come senso civico, cioè vuol dire non anteporre il bene personale ma il bene comune della collettività. Come imprenditore ho vissuto quotidianamente, vivo anche tuttora, i problemi che hanno il mondo del lavoro, la famiglia, le attività. Quindi diciamo mi sono prestato alla politica proprio per una sorta di missione, perché ritengo fondamentale che l'esperienza che una persona possa aver acquisito nella vita e nel lavoro la deve trasmettere anche ai giovani o a tutte quelle persone magari che non sono in condizioni oppure non riescono a capire quali sono in realtà le vere situazioni che determinano la vita e la quotidianità di tutti i giorni. Perché candidarsi proprio adesso, in questo momento così storico particolare, anche per la città di Bologna? Ma non candidarsi adesso, io ritengo che il mio impegno, io sono stato per 10 anni consigliere comunale, ho fatto un gruppo mio che si chiamava Gol Giustizia, Onore e Libertà, col quale mi presentai, un movimento di centro cattolico liberale, con i quali mi presentai a Bologna alle passate amministrative, ebbi un discreto successo, ero pienamente cosciente che non avrei riuscito ad avere il risultato, però mi dava la possibilità per entrare in una città, per conoscere questa città e per capire quali erano realmente le necessità e quello che veramente volevano i bolognesi. Questo mi ha dato uno spunto maggiore per continuare nel mio impegno politico, anche perché è da dire che la città di Bologna non si differenzia da quello che possono essere i problemi di Modena, dei problemi che possono avere Rimini. Le nostre città in Emilia Romagna devono avere un cambiamento, devono trovare una situazione diversa, perché nel cambiamento c'è l'innovazione. Non bisogna pensare che questa è una giunta che non vada bene o quella che verrà è una giunta che potrà andare meglio, bisogna costruire ed essere propositivi per una Bologna migliore come per un'Emilia migliore.